Channel, quest'oggi video sul riflesso vestibolo oculare, che è un altro dei movimenti oculari complessi che abbiamo descritto nei video precedenti. Sostanzialmente il riflesso vestibolo oculare ha la funzione di stabilizzare la visione durante i movimenti rotatori del capo, brevi e improvvisi. Inoltre non dipende fondamentalmente dall'informazione visiva, ma da quella vestibolare e quindi si verifica anche al buio, oltre che in condizioni di luce. Si dice riflesso vestibolo oculare proprio perché il movimento oculare parte dall'informazione vestibolare, ovvero l'informazione che ci dà la coscienza nella rotazione del capo, o comunque ci dà informazione riguardo al nostro equilibrio sia statico che dinamico. Poi si dice riflesso perché avviene in un tempo praticamente brevissimo e quasi immediato. Infatti il suo percorso a livello neurale è costituito solamente da tre step, da tre neuroni. E quindi ciò lo rende molto semplice, particolarmente immediato, infatti il suo tempo di latenza è molto molto basso, sono solo 10 millisecondi, quindi 0,01 secondi, quindi è quasi immediato. Sempre, diciamo, a livello neurale, il riflesso vestibolo oculare parte proprio dal sistema vestibolare. E quindi dal labirinto membranoso dell'orecchio interno, nel quale si trovano i canali semicircolari che sono mostrati in figura. Questi canali semicircolari sono tre e praticamente sono diciamo, diretti nelle tre direzioni fondamentali dello spazio. Quindi immaginate come se descrivessero i tre assi cartesiani X, Y, Z. E dentro di essi si trova un liquido detto endolinfa. Quindi quando il nostro capo, ad esempio, si muove, l'endolinfa si muove anch'essa all'interno dei canali semicircolari e questo suo movimento viene rilevato da alcuni recettori vestibolari che si chiamano nello specifico cellule ciliate. Quest'ultime hanno delle terminazioni nervose, le quali vanno a confluire nel nervo vestibolare. Quindi dall'orecchio interno il nervo vestibolare porta l'informazione ai centri corticali, che sono i nuclei vestibolari. Poi quest'ultimi contattano diciamo, i nuclei oculomotori e poi da qui i motoneuroni danno il via per il movimento. Sostanzialmente se andiamo a studiare la figura, o meglio lo schema di come avvenga nello specifico il riflesso vestibolo oculare, ci accorgiamo proprio della struttura a tre neuroni, dello schema a tre neuroni che rende questo movimento molto 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 veloce e molto rapido. Sostanzialmente vediamo che il primo step, quello più in basso, è costituito praticamente dai canali semicircolari che diciamo, attraverso le cellule ciliate portano poi le informazioni vestibolari ai nuclei vestibolari. Da qui ogni nucleo vestibolare diciamo, proietta controlateralmente al nucleo abducente. E quest'ultimo, diciamo, effetto, cioè dà vita a un nuovo step neurale che si può dividere in due vie. La prima è quella che proietta al retto laterale, omolaterale, e poi la seconda è quella che contatta il nucleo oculomotore controlaterale e quindi proietta al retto mediale controlaterale. Questo permette, diciamo, di rispettare assolutamente la legge di Iringer, o quella della corrispondenza motoria. Pertanto, quando praticamente ci sarà un movimento del capo, come diciamo, mostra l'esempio della figura di questa slide, praticamente quando ci sarà un movimento del capo diretto verso destra, allora, praticamente a questo movimento breve di improvviso seguirà un movimento oculare verso la direzione opposta. E quindi gli occhi si muoveranno verso sinistra e per farlo ci sarà un muscolo in un occhio, che in quel caso è il retto laterale a sinistra, che si contrae. E poi c'è un altro muscolo oculare estrinseco nell'altro occhio, ovvero nel destro, che è il retto laterale, che effettua la medesima azione.
E quindi, come avevamo detto anche nel primo di questi video sulla motilità oculare, c'è poi anche l'altra legge fondamentale per la motilità oculare, che è quella di Sherrington o della innervazione reciproca. E quindi, se il retto laterale sinistro si sta contraendo, poi c'è, diciamo, il retto mediale, sempre dell'occhio sinistro, che si starà rilassando. E quindi vedete come le leggi sulla motilità oculare ci aiutano a comprendere meglio la motilità oculare stessa. Questo riflesso fondamentalmente è importante durante la visione in movimento, quindi quando siamo in movimento. Test che ne permettono di appurare l'efficienza di questo riflesso possono essere l'head impulse test, il quale non è altro che diciamo, uno spostamento breve ed improvviso, appunto, del capo, tipo questo, al quale poi segue uno spostamento, o meglio un movimento oculare nella direzione opposta, e quindi ci permette di capire se questo riflesso vestibolo oculare funziona in maniera corretta e quindi è in uno stato ottimale, o insomma se c'è bisogno di intervenire. Dunque, questo è il video sul riflesso vestibolo oculare. A presto, nuovi video, noi ci vediamo al prossimo OptoStyle.